créé grâce à l'intelligence et la volonté de vivre ensemble. Si crea attraverso la intelligenza di vivere insieme. C'est vrai que quand on est dans le désert, et je vous souhaite un jour faire ce voyage parce que c'est mieux. Vi auguro di andare una volta in Marocco a conoscere direttamente questo deserto. On se pose des questions dans l'infinité, dans l'infini du désert et dans cette espèce de silence extraordinaire. Ci si trova in una situazione in cui ci si pone mille domande in questo infinito universale. Et là on sent ce que c'est que la force de la nature et la faiblesse de l'homme. E là ci si rende conto della forza della natura e della debolezza dell'uomo. Lorsque vous entendez un jour quelqu'un rire de ces images, ricaner, ah, bah, ça c'est vieux. Non, c'est pas vieux. Ça peut un jour revenir. Il faut faire très attention. Et c'est pour cela que nous autres, nous luttons contre l'oubli. Il ne faut pas oublier. Il faut se rappeler des choses et rester attentif et vigilant. Sì, no, oggi assistiamo a questo fenomeno anche abbastanza diffuso del negazionismo, gente che nega che ciò sia avvenuto, che ci sia stata questa persecuzione, che ci siano stati i campi di sterminio, che ci sia stata questa forma di razzismo atroce che è stata ai tempi di Hitler. E che non ha riguardato soltanto gli ebrei, ma anche gli zigani, anche gli omosessuali, gli handicappati. Quindi si tratta di 5 milioni di persone sterminate nelle camere a gas, eccetera, e in altri modi. Quindi questo non va mai dimenticato. C'è oggi chi fa anche dello spirito, o che prende un po' alla leggera o scherza su questi fatti come se fossero cose del passato che non ci riguardano più. Ma bisogna stare attenti perché ciò può sempre tornare. E l'incarico, il dovere di persone come appunto Tahar Ben Jelloun è quello di ricordare e di far ricordare, di negare l'oblio. Ecco, questo mi sembrava, poi oggi appunto è una giornata della memoria, si riferisce soprattutto a questo passato, però ovviamente si estende a ogni forma anche ricorrente e riemergente di razzismo.